Queste sono tutte le coppie che sono partite, praticamente. Come vedete, il 13 e il 15 sono partiti con le 4/5 uova. Naturalmente ci auguriamo sempre il meglio. Le temperature finalmente pian pianino si stanno alzando. Abbiamo rifatto il look a questa stanza, abbiamo dato un po' di ordine rispetto al passato e credo che ora vada molto meglio. Abbiamo riordinato un po' tutte quelle che erano le cose che erano in disordine. Beh, qua ci sono i due articoli che ho fatto su Italia Ornitologica, solamente vari riconoscimenti. E poi abbiamo pensato bene di mettere all'interno di questa vetrinetta tutte le coccarde che erano un po' sparse in giro, in modo da non farle impolverare. Qua ci sono delle medaglie, perlomeno sono un po' più custodite rispetto al passato. E là ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi 20 marzo, per me è una giornata particolare. Il 20 marzo diventavo papà di 30 anni fa, diventavo papà per la seconda volta. Quindi auguri Giorgio, il mio figlio Giorgio, il secondo figlio che ho. La prima è Elisabetta che ha 34 anni, il secondo è Giorgio che ha 30 anni. Quindi auguri amore mio. E buon compleanno, 30 anni, fantastico. Benvenuti, ben ritrovati. Oggi vi porto in giro per le mie voliere e farvi vedere come le femmine sono tutte, quasi tutte sulle uova. Quindi finalmente siamo partiti, finalmente abbiamo superato queste temperature di freddo. E comincio 11 gradi oggi, insomma, pian pianino stiamo risalendo con le temperature. Quindi questo era fondamentale per noi. Abbiamo rifatto il look nel mio allevamento, abbiamo rifatto un po' la situazione all'interno con l'obiettivo di ospitarvi. Quindi ragazzi, organizzatevi, chi farà le vacanze in Puglia o chi deciderà di fare le vacanze dalle mie parti, così come è accaduto negli ultimi 2 anni, è già accaduto questo e ringrazio tutti coloro che sono passati da trovarmi. Quindi conciliate la vacanza per passare a venirmi a trovare. Io sono a Bari città, quindi è un piacere per me ospitarvi. Io ospito chiunque abbia la mia stessa passione, quindi condividere per me è sempre un qualcosa di fantastico. Volevo ringraziare pubblicamente Cristina Riggio. Lei chi è? È una giornalista, una brava giornalista siciliana che durante la settimana mi ha fatto un'intervista. E finalmente ha sposato, lei è una di quelle persone che ha sposato quello che è la mia idea e che voglio portare avanti, cioè utilizzare uno o più canarini come pet therapy. Quindi oltre il cane e il gatto che noi conosciamo e che ringraziamo, insomma, grazie a loro noi siamo riusciti a fare tante cose. L'amico canarino deve prendere piede, io sto spingendo sotto questo aspetto perché dobbiamo considerarlo e soprattutto voglio portare a conoscenza del mondo intero quello che riesce a fare un canarino. Molti amici che hanno canarini a casa, che li fanno uscire, interagiscono con loro, mi stanno mandando le testimonianze, io sto girando insomma per strutture per far capire cosa è capace di fare un canarino. A volte noi da un essere così piccolo non ci aspettiamo tanta considerazione, non ci aspettiamo un granché. Invece no, ragazzi, noi appassionati dobbiamo rivendicare appunto questo, quindi portare in giro i canarini e far vedere quello che sono capaci di fare. Quindi io ringrazio Cristina che è stata bravissima, ha fatto un articolo, lei mi ha fatto un'intervista in realtà e poi ha raccolto un po' tutte quelle che sono le informazioni che gli ho dato e ha fatto un articolo secondo me strepitoso, al punto tale che, e quindi la ringrazio tantissimo che è stata bravissima, e
Giuseppe Mollica, che ricordate, il mio amico siciliano che come me sposa la pet therapy, come l'amico come canarino, appunto anche come pet therapy, mi ha fatto notare come, mentre fino a qualche giorno fa, se facevi una ricerca su Google pet therapy canarino, non esisteva assolutamente nessun articolo. Ecco ragazzi, se fate una ricerca pet therapy canarino, un amico per canarino o qualcosa del genere, esce direttamente il mio articolo, l'articolo dell'intervista che mi hanno fatto. Quindi grazie, grazie, grazie Cristina, un abbraccio. La linguettina di bastone, bastone morbido, io glielo do tutto l'anno. E secondo me è un'ottima soluzione. Anche perché con, diciamo, una linguettina così piccola noi riusciamo a dare per una coppia un quantitativo quotidiano. Questo qui è il bastone che io somministro. Eccolo qua. Secondo me è eccezionale, io con questo faccio tutta la muta, ma diciamo io glielo do tutto l'anno e mi trovo benissimo ed è fantastico secondo il mio punto di vista. Guardate, i maschi e poi anche le femmine, guardate, si alzano dal nido per mangiare il pastoncino. Quindi anche quest'anno io vi terrò aggiornati su quello che sta accadendo nel mio allevamento. Abbiamo messo oltre 90 coppie, quindi l'impegno è un attimino più gravoso rispetto agli anni precedenti. E spero naturalmente che le cose vadano bene, ma perché no? Insomma, le prime 300 uova le abbiamo fatte deporre e ora vediamo un attimino come va. Naturalmente vi terrò sempre aggiornati io. Allora, ritorno sull'argomento, ci sono state le temperature molto basse, purtroppo abbiamo avuto un marzo anomalo rispetto agli anni precedenti. Io addirittura negli anni precedenti in questo periodo avevo già i piccoli nati, quindi io sono partito molto più tardi rispetto agli ultimi 2-3 anni. E mi dispiace sentir parlare quando mi contattate, Giuseppe, le uova erano tutte non feconde, la femmina all'improvviso si è alzata dal nido. Purtroppo questi sbalzi di temperatura hanno portato a questa involuzione e potevamo aspettare un po' di più. Dai, però non, nulla è compromesso, cioè, possiamo sicuramente migliorare, dobbiamo migliorare e dobbiamo andare avanti. Allora, voglio fare un ringraziamento particolare a due gruppi di persone. Una in particolare a tutti gli amici di Academy, sono tutte quelle persone che hanno creduto in me e che credono ancora in me e soprattutto che mi seguono in un percorso che stiamo facendo, quindi grazie ad ogni singola persona componente dell'Academy, veramente grazie di cuore. E poi, così come vi ricordo spesso e volentieri, lo farò sempre, quasi in ogni video lo farò, ragazzi, Pronto Aves, cos'è Pronto Aves? È un progetto. Usufruite di questo servizio, noi abbiamo persone strepitose, persone bravissime, allevatori più bravi di me che sono disponibili un giorno a settimana a darvi una mano dalle 18 alle 20. La lista la trovate sul portale della FOI. Scrivete Pronto Aves e trovate una lista di allevatori bravissimi. Abbiamo giudici, abbiamo medici, abbiamo uno più bravo dell'altro. Fra virgolette, il più sfigato sono io. Però, detto questo, non lo sono, non credo di esserlo, però va bene. Voglio dire, ci sono persone preparatissime, persone veramente all'altezza, che possono esservi d'aiuto. Quindi, dalle 18 alle 20 di ogni singolo giorno, abbiamo 4-5 persone
con un'esperienza importantissima alle spalle, sui canarini naturalmente, che vi possono dare indicazioni, quindi quando avete bisogno utilizzate Pronto Aves, chiamate, perché sono persone a parte brave ma molto preparate, quindi possono essere veramente molto d'aiuto a voi, quindi usufruite di questo servizio. Io lo dirò quasi ad ogni video, ne parlerò di questo, perché pian pianino stiamo aumentando con le chiamate, stiamo, e questo era l'obiettivo, essere d'aiuto. Noi dobbiamo far sì che le nostre coppie si riproducano, i nostri canarini si riproducano, e soprattutto portare, regalare un canarino al vicino, al signore anziano sotto casa, è qualcosa di fantastico, quindi dovremmo diventare più numerosi. Questo è il mio obiettivo. Bene ragazzi, allora io vi lascio, ci vediamo non domenica prossima ma l'altra. Ogni 15 giorni facciamo questo video, faccio questo video, così parliamo, facciamo, vi aggiorno su quello che sta accadendo. Buona domenica a tutti e auguri a Giorgio. Ciao amore mio, buona giornata a tutti, ciao!